trovate a tutti, dunque siamo in attesa di una fase di tempo tipicamente invernale. Una vasta saccatura polare sta infatti spingendo aria fredda di origine artico-marittima verso il Mediterraneo centrale, il nocciolo duro entrerà sull'Italia nel corso del weekend portando venti forti, un generale calo delle temperature e al centro-sud anche rovesci e nevicate talora sino a livelli collinari, specie lungo il versante adriatico. Segnaliamo oltretutto che in quota sull'Appennino centrale si avranno anche accumuli nevosi piuttosto significativi, probabilmente più generosi dall'inizio dell'inverno. Il nord Italia invece fatta eccezione per uno sbrigativo interessamento del Triveneto e dell'Emilia Romagna nel corso di sabato notte verrà pressoché tagliato fuori dalla fenomenologia e quindi il tempo si manterrà per lo più soleggiato e il nord ovest in particolare risentendo di una irregolare ricaduta favonica potrebbe anche sperimentare solo in un secondo momento il calo delle temperature all'inizio della prossima settimana. La saccatura poi una volta giunta sui nostri mari subirà un'elisione e tenderà a staccarsi dal blocco principale e rilascerà quindi una goccia fredda che pur portandosi lentamente verso i Balcani riuscirà a mantenere le temperature al di sotto della media su tutta l'Italia anche nella prima parte della prossima settimana pur se con un generale miglioramento del tempo, soprattutto da martedì in poi. Questo prima che l'anticiclone tenti di riprendere il possesso del Mediterraneo, cosa che però pare non gli riuscirà tanto facile a questo giro, ma dovremo confermare. Intanto uno sguardo alle previsioni. Ecco il peggioramento che investe nella giornata di sabato 26 febbraio le nostre regioni centro-meridionali, portando rovesci e nevicate anche sino a quote collinari in estensione dal centro verso il sud. Potremmo avere nel corso di questo passaggio anche isolati temporali. Ai margini la Toscana, dove probabilmente la neve si fermerà lungo i crinali appenninici, e le isole dove avremo ancora prevalenza di sole. Fuori del tutto, come dicevamo, il nord Italia. I venti rinforzano disponendosi a circolazioni cicloniche, i mari diventano tutti molto mossi o agitati, le temperature sono previste in diminuzione. Domenica 27 febbraio situazione pressoché invariata, con il medio adriatico e il sud peninsulare sotto nubi, rovesci, nevicate intermittenti e questo sino a livelli di collina. Qualche fenomeno atteso anche sui crinali appenninici della Toscana e sul nord della Sicilia. Per il resto in prevalenza soleggiato, tempo ancora ventoso ovunque con temperature al di sotto della media. Infine la tendenza per l'inizio della prossima settimana che vedrà i fenomeni smorzarsi gradualmente per l'allontanamento del vortice, ma avremo comunque ancora nubi irregolari e rovesci sparsi sul medio adriatico e al sud. Per martedì 1 marzo il nostro modello ci suggerisce, guardate, un possibile rientro da est in Val Padana con la possibilità di qualche isolata e sporadica spruzzata di neve lungo la fascia prealpina, ma è un particolare che dovremo confermare. Certo è che le temperature si manterranno ovunque al di sotto della media, quindi farà piuttosto freddo. Spero di aver fornito informazioni utili, se volete rimanere aggiornati iscrivetevi al canale, prossimo aggiornamento, salvo eventuali edizioni speciali, lunedì sera intorno alle ore 19. Cordiali saluti, buon weekend e a risentirci da Luca Angelini.